Storie italiane, Eleonora Daniele è una furia in diretta. Cosa è successo? Eleonora Daniele conduce ogni mattina su Rai 1 Storie italiane, il programma dedicato ai temi di stretta attualità e ai principali casi di cronaca. In studio storie e protagonisti che raccontano in prima persona le loro esperienze. Nel corso della puntata di oggi, 29 novembre 2024, si è parlato di un caso legato ad una donna che è stata maltrattata da marito per oltre un anno. Dopo aver ascoltato la donna, Eleonora Daniele si è trasformata in una furia in diretta, scopriamo il perché. Storie italiane, Eleonora Daniele è una furia in diretta. Cosa è successo? Nel corso della puntata di oggi, 29 novembre 2024, di Storie italiane Eleonora Daniele si è occupata di un caso legato ad una donna che è stata maltrattata da marito per oltre un anno. In questa occasione la signora, intervenuta in diretta su Rai 1, ha svelato che dopo la denuncia non ha avuto neppure un divieto di avvicinamento, all'inizio non è scattato subito. Una frase che ha urtato la sensibilità di Eleonora Daniele, la quale è andata su tutte le furie, è gravissimo. Su determinate misure ci siamo battuti tanto. Poi è andata avanti a ruota libera criticando queste mancanze del sistema. Un fiume in piena, ricollegandosi alle parole della signora in diretta su Rai 1 a Storie italiane, qui il video, Eleonora Daniele non ha nascosto tutta la sua incredulità su quanto avvenuto, visto che le norme ci sono per tutelare le vittime, ci sono state pure nuove misure. Com'è possibile che oggi ci dobbiamo chiedere il perché? Se c'è un codice rosso perché non viene applicato? Un ospite del programma ha aggiunto. Così la denuncia di una donna diventa un pericolo in più per lei di fronte al proprio aguzzino. Se no possiamo continuare a chiacchierare e fare minuti di silenzio per l'ennesima vittima. Eleonora Daniele, durante l'intervento dell'ospite a Storie italiane, Eleonora Daniele, visibilmente ancora molto adirata, ha aggiunto, scusate se mi arrabbio, ma davvero non è possibile andare avanti così. La galera, prima c'è da fare il processo, ma bisogna prendere una misura cautelare. Doveva essere applicata, visto che sono state fatte minacce gravissime. Non riesco a capire, per quanto voi mi state raccontando non è avvenuto, ed è molto grave perché è a rischio e pericolo.